E buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati cripto fedelissimi che oggi al posto di guardare cosa che c'è Svizzera Spagna adesso siete sul pezzo e siete live a guardare con me i grafici, volete mettere? Comunque oggi versione ridotta sia della live che ovviamente del repost che ci sarà su YouTube, così vi lascio vedere la partita di stasera in pace perché quella sì, dobbiamo essere tutti carichi e tutti sul pezzo. Forza Italia. Comunque, detto questo, oggi ve l'ho detto, cerco di essere più stringato, andiamo a vedere un paio di notizie, di pillole come al solito, lascio la parola a voi e poi andiamo ad analizzare i grafici. Vi ho lasciato qua dietro questo grafico che oggi non so come mi sia saltato fuori perché è un time frame senza nessun senso, è il time frame annuale, una candela è un anno, però quando l'ho visto ho detto ma che cos'è sta cosa qui? È orribile, è terrificante. E niente, ve lo lascio qua giusto per rifletterci sopra. Ecco, bello, questa candela molto bella. Non lo so, non lascia presagire niente di buono. L'anno è ancora lungo, è vero, abbiamo ancora tempo di recuperare, speriamo di chiudere con un body un po' più decente. Altrimenti è una candela che urla top, così, proprio in questo modo. Poi, di altro che dire, ah sì, finalmente ho spostato il grafico, dov'era? Questo qui avevo tutti i miei supporti e resistenze sul grafico di BitMEX per pigrizia, perché prima utilizzavo BitMEX, ma adesso mi sono trasferito praticamente solo su Binance Futures perché ci sono fee più basse, maggiori volumi e quant'altro. Ma visto che storicamente ho sempre segnato supporti e resistenze e tutto quanto sul grafico di BitMEX, ero troppo pigro per andarlo a rifare, ho già detto mi metto qua. E lo faccio e quindi tac, guardate che meraviglia. Tra l'altro, ho osservato giusto al primo sguardo che ho dato a questo grafico che i livelli mi sembrano un po' più rispettati, un po' più affidabili. Cioè, guardate già le chiusure delle candele giornaliere, i pool di liquidità, tutte queste aree, la mia area dello short di copertura. Cioè, non lo so, mi sembra tutto più chiaro, ecco, con meno anomalie. E lo stesso vale per il grafico settimanale, perché partendo proprio da qua, sono partito col disegnare il nostro pool di domanda settimanale, quello che avevamo anche sull'altro grafico, nonché zona di domanda che vedete anche adesso fa il suo sporco lavoro. È nata comunque durante l'uptrend, è sempre così. Le resistenze allo stesso modo, abbiamo il nostro pool di offerta qua sopra, qui abbiamo 1 e 1, 2 livelli chiave e quindi è tutto qua, cioè la struttura è da inquadrare qui dentro. Qui abbiamo un'area di vuoto che è quella zona tra i 40 e 45.000 che appunto abbiamo lasciato completamente vuota vista la violenza del dump e è proprio l'area in cui mi aspetto, io quantomeno mi aspetto che ci andiamo a ripescare, andiamo a ritoccarla, andiamo a grattare un po' di liquidità e io sarò lì ad aprire il mio short di copertura e poi finalmente potremo fare nuovi massimi. Ritorno bullish, vedete, guardate come coincide bene anche da un punto di vista multi time frame. Era quell'area che abbiamo definito sul daily, andiamola a prendere come l'origine dell'ultimo dump, tac, questo, e sul settimanale, pazzesco, coincide anche con la chiusura. Questo, se non ricordo male, sull'altro grafico non accadeva. Insomma, mi sembra tutto un po' più chiaro, più bello. Più bello è relativo perché è sempre bearish, però perlomeno è più chiaro. Comunque, non voglio annoiarvi subito con i grafici, vi butto lì due chicche. Allora, la prima, abbiamo parlato quante volte del settore gaming NFT, che insomma io credo che il mondo NFT, se ha un'applicazione che potrebbe aver successo, è il mondo del gaming. E anche in questo periodo di mercato noiosissimo e arido, secco, cioè insulso, non ci sono veramente spunti operativi, non so cosa ci fate qui a guardarmi, a dirvi la verità, no, sto scherzando ovviamente, ma ci sono alcune piattaforme, in primis Axie Infinity, che stanno macinando sempre più volumi. Axie Infinity è un giochino simil Pokémon, non so neanche come descriverlo, ne avevamo parlato una vita fa, vi ricordate quando c'era il lancio del token su Binance? Ecco, ne avevamo parlato un attimino e vi avevo spiegato in brevissimo come funziona. In ogni caso, guardate, questo è un grafico che mostra al momento il profitto
il revenue delle principali DApp. Axie Infinity con 11,1 milioni in 30 giorni, attenzione, si parla di revenue, quindi non di volumi gestiti, TVL, eccetera, ma appunto di quanto genera di profitto, ovvero sulle fee, su il ricarico che fa sugli utenti, ecco. Axie Infinity, Cuba, PewD, MakerDAO, SushiSwap, Curve, Synthetix, Aave, cioè vi rendete conto dei principali, delle principali piattaforme DeFi, pazzesco. E poi inoltre nella classifica, guardate, della vendita degli NFT, dei volumi di vendita degli NFT, Super NBA Top Shot di un ordine di grandezza, un milione, non ci siamo ancora al miliardo con gli NFT, e lui 10 milioni, 9 milioni e 3, pazzesco. Veramente allucinante, c'è tantissima attività e quindi non per dire bisogna comprare il token di Axie Infinity, anche perché non mi fa impazzire come concetto quel token lì, però questo per dire che il settore del gaming, lo ripeto di nuovo, è estremamente concreto per il mondo degli NFT e io lo tengo assolutamente sotto controllo. Poi questo che cos'è? Ah, ci arriviamo dopo. A proposito di VeChain, che ne abbiamo parlato ieri nel nostro video dedicato, ho detto, sa, visto che appunto non ci sono particolari spunti dal mercato, è un'occasione, lo dico sempre, anche per studiare, per approfondire, per cercare di capire meglio i progetti e strategie di investimento, ho pensato che potrebbe magari interessarvi andare ad approfondire i fondamentali di qualche progetto. VeChain, me l'avete chiesto 100.000 volte, allora ho detto, sa, partiamo da VeChain. Adesso sto pensando a quali altri fare. A tal proposito, se avete suggerimenti o feedback, mi raccomando, sono sempre benvenuti. In ogni caso, giusto perché ne abbiamo parlato ieri, è uscito, in realtà era di ieri, non l'ho letto, però non sono stato abbastanza sul pezzo, questa notizia in cui si dice che a San Marino, quindi vicino, molto vicino a noi, al nostro interno, anzi, il Green Pass, quindi quella certificazione per cui si è o vaccinati o si è avuto il Covid e si è immunizzati oppure si è fatto il test, insomma tutte quelle regole che ci sono adesso, il Green Pass, che è una sorta di QR code, di certificazione appunto di stato di buona salute, verrà rilasciato proprio sulla blockchain VeChain. Grazie ad essa l'utente dovrà avere semplicemente appunto un QR code che, se scannerizzato, non dovrà riportare a una particolare applicazione, proprio perché è su blockchain e quindi non c'è bisogno di chissà quale infrastruttura per leggerla. Inoltre, grazie al fatto che è su blockchain, è non modificabile, autentico e tutti i vantaggi che tutti quanti conosciamo. Lato privacy è molto positivo perché teoricamente non c'è neanche bisogno di avere tutti i dati sanitari del paziente, residenza, identità, eccetera, perché tali dati li si può trasporre anch'essi su blockchain creando quell'identità digitale di cui parlavamo sempre ieri. E quindi è assolutamente interessante, si può avere il possesso del Green Pass senza neanche dover chiedere appunto nome, cognome, generalità e quant'altro. Comunque, questo è giusto per dirvi quest'altra applicazione. Ultima cosa, poi arrivo da voi. Allora, questa è un'analisi curiosa che magari lascia il tempo che trova, magari no. Io ve la butto lì giusto così come spunto di riflessione. È un'analisi comparativa degli scorsi tre cicli, incluso quello presente. Per cicli intendo dal momento in cui c'è stato l'halving in poi. Ok, come vedete abbiamo tre grafici differenti, uno blu, uno rosso e quello attuale che è verde, e sull'asse delle X abbiamo i giorni passati dal momento dell'halving, quindi l'halving è il tempo T0 e poi abbiamo T+1, T+2 eccetera, che sono i giorni appunto passati, mentre nell'asse Y abbiamo la capitalizzazione di mercato di Bitcoin, se non erro, giusto? Sì. E che cosa ci interessa? Perché ci interessa questa cosa? In realtà è soltanto un grafico comparativo non predittivo, però mostra come di fatto ci sia una ciclicità che nasce dall'halving e termina appunto con l'halving successivo. Tendenzialmente si hanno una e due leg up prima di avere una fase correttiva abbastanza pronunciata. La fase correttiva, tra l'altro, più o meno a metà, cioè a metà dal punto di vista temporale, come vedete abbiamo la fase correttiva, questa chiamiamola metà, si stabilizza e poi riparte a rialzo verso l'arrivo dell'halving successivo, che fa partire il ciclo N+1.
E quindi la domanda è, secondo voi, ve lo chiedo, adesso noi ci troviamo nella prima leg up, abbiamo fatto la prima leg up, abbiamo lateralizzato, adesso come un po' è successo qua nel 2013 correggiamo e poi ci sarà la seconda leg up, perché in quel caso veramente se si mantengono le proporzioni di questo, dei cicli storici, si parla, vedete, di un ordine di grandezza anche qui, quindi vabbè, non voglio fare il permabull, però giusto per dire, secondo voi siamo in una situazione simile, cioè verosimile, oppure stavolta magari ci comportiamo in maniera differente, non andiamo a fare un'altra leg up e magari lateralizziamo o correggiamo prima? Non lo so, perché non per forza il passato si deve ripetere, e quindi anche questo ve lo lascio come spunto di riflessione per immaginare quello che potrebbe accadere. Inoltre vedete che i top, in termini sempre di ampiezza dall'inizio al top del ciclo, sono sempre un po' più ridotti, quindi potrebbe essere che questo è già il top del ciclo, sarebbe molto diverso dai cicli precedenti, chi lo sa, è ancora tutto da vedere. Niente, questo era giusto così per stuzzicare un po' la vostra fantasia, io adesso passo la parola a voi e vediamo le vostre domande, anche perché ve l'ho detto, oggi la facciamo un pelino più breve. Allora, short di capelli, visto, era ora ragazzi, altrimenti erano totalmente ingestibili. Poi, cosa ne pensi della Crypto Titan? Fattibile che man mano che verrà listata sui vari exchange e appena tornerà attiva torni su? Guarda, io ho abbandonato completamente, ho perso la fiducia anche nel progetto stesso, quindi io non ci conterei più di tanto. Hai shortato i capelli, ciao, quando va a 10k Ethereum? E guarda, spero presto sinceramente, però secondo me c'è ancora un po' di strada da fare, dai, Ethereum al momento sta correggendo, qua ho addirittura già aperto lo short di copertura su Ethereum, non so se ve l'avevo già annunciato, secondo me sì, parziale ovviamente, ma perché altrimenti sono veramente iper esposto, cioè il mio portafoglio diventa un qualcosa di folle. E no, visto che appunto avevamo perso la nostra trend line, io mi ero coperto, basta, tutto lì, una mera copertura, stiamo a vedere. Poi, ma dove lo vedi un entry decente per copertura short su Ethereum per i ritardatari permabull convertiti dopo l'ennesima candelona rossa? Guarda, in realtà ogni punto è buono, cioè considera che appunto è una copertura, non una posizione speculativa, quindi non va vista come devo trovare l'entry al dollaro giusto, cioè l'importante è avere quell'impostazione che dà senso alla tua posizione complessiva. Se il tuo obiettivo è fare una parte di take profit perché hai una posizione a lungo termine, adesso purtroppo la struttura è evidentemente cambiata, quindi una copertura parziale ci sta. Non siamo in una situazione del genere dove far la copertura qui ti girano un po' le scatole, quindi volendo, ripeto, ci può tranquillamente stare. E come stop si può tenere ad esempio la zona dei $3,000 o anche il recupero dell'uptrend line, però se si vuole usare un livello statico, appunto, i $3,000 non sono affatto male. Poi, tutti bullish per stasera, sì ragazzi, siamo super su quello, sono assolutamente bullish. Poi, ho letto, no, cos'è qua, cosa c'entra? Niente. Che ne pensi di BNB? Guarda, penso che è una coin ovviamente con degli ottimi fondamentali, come sempre, al momento sta un po' latitando dal volersi muovere né da una parte né dall'altra. Nel dubbio io non mi muovo sulle alt, sapete che ho fatto un passo indietro, ci sarebbe da vedere in che direzione risolve questa fase di equilibrio, di lateralità, perché se la andiamo a risolvere a rialzo, benissimo, cioè se questa si rivela un'accumulazione è una cosa fantastica BNB. Ma se al contrario si va a risolvere a ribasso, in particolare con la perdita di 0,007 questa zona, e allora lì malissimo, cioè lì ci aspetta un po' di correzione fatta come si deve. Per il resto ottima coin lato fondamentale. Poi, cosa ne pensi di PointPay? Ma me lo state chiedendo tutti ultimamente, non lo conosco, ci devo dare un'occhiata. Oggi niente t-shirt, siamo più tendenti al verdino, esatto, e oggi abbiamo questo verde, un color lateralità, dai, chiamiamolo così.
Allora. Ciao Luca, ma questo Pancake Bunny si riprenderà mai dall'hack? Il compensation pool che hanno creato è poca roba, ma quei compensation pool lì di solito sono sempre, cioè non è mai niente di particolarmente goloso, eh? Cioè lo fanno giusto per aiutare un minimo, ma alla fine bisogna prevenire quelle situazioni. Il che vuol dire o non usare la DeFi, cioè prevenire, uno dice sì, ma è a caso, succede dappertutto, oppure usare tipo Cover Protocol, Nexus Mutual e simili per andarsi a proteggere dall'eventualità. Il che però si ripercuote negativamente sul rendimento perché ha un costo. Allora. Salve a tutti, qualcuno può aiutarmi? Ho trasferito Bitcoin da Binance a Crypto.com, immagino, e Binance mi ha detto che il trasferimento è avvenuto. Crypto.com invece mi ha detto che hanno ricevuto la richiesta di deposito, però i fondi non sono arrivati. Rischio di perdere i miei BTC? Io ti direi di controlla innanzitutto la transazione, perché magari in questo periodo è lenta la blockchain Bitcoin, e quindi io ho fatto un prelievo stamattina da Binance e mi ci ha messo più di un'ora, quindi considera che è molto rallentato, la conferma di un blocco può richiedere un'ora solo quella, e se non erro ce ne vogliono almeno due di solito per i depositi. Quindi aspetta a disperarti, dai, secondo me va tutto bene. Come mai siamo così pochini oggi? Ma secondo me è un po' complice la partita, un po' complice il pre-partita di stasera, ci sta, un po' che il mercato è noiosissimo, è estate, qualcuno è via. Beati voi, beati voi. No, dai, scherzo, però noi rimaniamo sempre sul pezzo. Tra l'altro volevo cercare un modo di dare continuità anche proprio durante tutto il periodo estivo. Vediamo, magari un live ogni tanto anche dalle vacanze. Allora, ciao Luca, ho un pack su Bitcoin, Ethereum, Sol e DOT. Ci sta? Sto pensando di fare da LP per guadagnare qualcosa. C'è solo una cosa che mi disturba: il fatto che il ribilanciamento delle pool mi modifichi il numero delle coin accumulate. Sì. Come posso fare per ovviare il problema? Per esempio, su un pool alt stable il problema è più evidente. Purtroppo, guarda, se ti metti in un pool non c'è verso, a meno che non usi balancer, che allora lì decidi tu le percentuali di ogni pool e lo crei tu, però non è che ci sia tutto sto profitto, ma altrimenti purtroppo devi mettere in conto che il ribilanciamento sarà o approssimativo, perché c'è sempre, essendo in un pool, tu avrai un continuo travaso tra una coin e l'altra, oppure vai a compartimentare anche quello specifico pool a parte, altrimenti veramente ti rischia di diventare complicato da gestire. Poi, faresti un video pratico su Terra, Luna? Ci arriviamo, ci arriviamo. Cosa ne pensi di Sushi Swap su Harmony One? Me lo sono segnato da guardare perché sembra molto interessante. Ciao Luke, pack su Atri Crypto su Curve Polygon, come lo vedi? Guarda, hai un'esposizione 33 33 33 su Stable, BTC, Ethereum, un rendimento che ci sta. Tra l'altro hanno aggiunto mica anche il rendimento in Matic, aspettate, Polygon, andiamo a darci un occhio, perché ha un pool che è veramente... Esatto, l'hanno aggiunto, aspettate, tac tac tac. Allora, dai, caricati, forza. 30% in un periodo come questo, tra l'altro, quindi veramente molto bene. Più qui c'era un 10, vediamo adesso quanto è rimasto. La rete Polygon, ragazzi, in questo periodo mi fa sclerare in una maniera incredibile. Non so se anche a voi succede, ma eccolo qua. 10%, quindi molto bene, assolutamente. Considera che c'è la impermanent loss, non sottovalutarla. E che altro? Ah beh, anche questo pool Bitcoin non è affatto male, perché al momento dà un 25% circa, un po' meno in realtà, su BTC. Caspita, niente male. Non credo che dureranno a lungo, però finché durano godiamo. La risposta in sostanza è sì, ti direi. Non ci vedo particolari controindicazioni. Poi siamo pochi perché il Bitcoin è spiaggiato come una foca ed è estate, ma ci sta, ma ci sta. Poi, un sacco di exchange hanno in pancia una marea di USDT. Non credi, visto il team molto shady e la collusione con Bitfinex, possano rappresentare un rischio sistemico per le cripto? Tu parli di USDT, ma guarda, io la vedo sempre in un certo modo. Cioè io dico, se non sono spaventati gli exchange stessi
di detenere USDT, io credo che perché devo esserlo io, cioè io magari quanti ne possiamo avere? Qualche migliaio, e ci sono gli exchange che ne hanno qualche miliardo, e se lo continuano ad accettare, lo continuano ad utilizzare, io sinceramente non vedo il motivo di spaventarsi e impanicarsi di questo. Poi, gira voce su Discord che hai comprato un Axie Origin per 52 Ether, ma non ci credo, lo devi confermare in live se è vero. Io non confermo niente né smentisco niente. Suggerimento: sarebbe utile un video dettagliato su come ribilanciare. Lo chiedono diverse persone ad ogni live, anche se sono quattro formulette o proporzioni. Hai ragione, sai, non è una cattiva idea. Non è una cattiva idea. Avevo anche fatto un file che avevo condiviso. Lo ricondividerò. Poi, cosa ne pensi ancora? Questa l'ho già letta. Che ne pensi di Yield Up? Ha dei buoni APY? Guarda, devo guardarla meglio, perché ad un primo sguardo superficiale mi è sembrato ricadere in quelle non al 100% trasparenti, però non voglio buttare cacca su nessuno e su niente, quindi mi riservo la possibilità di guardarla meglio. Poi, cresciute le orecchie, sì, sono uscite, non le vedevo da anni. Poi, cosa si è? Gli APR di Pancake non sono più molto veritieri. ETH USDC dovrebbe dare il 35, mentre The Bank mi segnala il 20. Ma strano, perché di solito quelli di Pancake sono abbastanza corretti, eh? Non so, forse conviene fidarsi di più di Pancake, non saprei. Dunque, volevo sapere se Compound la ritieni ancora valida come piattaforma su cui operare, o c'è di meglio. C'è di meglio, decisamente. È ottima, ecco, è sicura, incredibilmente sicura, però il problema è il rendimento, cioè se tu vai a vedere da veramente poi, io ero rimasto a pochi punti percentuali addirittura. Allora, vediamo, ritorniamo su Ethereum, eccoci qua, tac, tac, eccoci. Addirittura 2% su DAI, 3% su, no, questo è Borrow, scusate, 2, sì, veramente basso come interesse, quindi purtroppo non conviene al momento, c'è veramente di meglio. Lo stesso a Aave è meglio, per dire, rimanendo nel mondo lending. Secondo te un eventuale cigno nero potrebbe favorire il mondo cripto? Che ci è, dipende dal cigno nero, perché c'è cigno nero e cigno nero, alcuni magari potrebbero essere favorevoli, altri più sfavorevoli, ma in realtà, sai, un cigno nero sull'economia io non credo, cioè ho più paura che andrebbe a impattare negativamente su tutto, cripto comprese, perché di solito c'è comunque un po' di si rischia la fuga verso la liquidità di nuovo, non lo so, dipende da quello che succede, ecco. Vorrei un attimo sapere se secondo te varrebbe la pena investire su Binance in auto, che vuol dire mentre guidi investire su, no scherzo, ma cosa intendi? Cioè investire su Binance, c'è Earn, Binance Earn e simili, o auto, intendi auto farm, non lo so, spieghiamoci meglio. Ho visto uno strano pump su VeChain, sono entrati gli istituzionali dopo il tuo video di ieri, davvero ha pompato, vediamo cos'è successo. No dai, non è successo niente, io non detengo neanche un VET, tra l'altro, io qua lo dico, qua lo affermo, non ne detengo neanche uno, quindi era un video totalmente disinteressato, basato però sui fondamentali appunto di VeChain, che ritengo comunque assolutamente ottimi. E beh, il grafico, già che ce l'abbiamo qui, purtroppo non è veramente roseo, perché siamo in lower high, lower low, quindi struttura decisamente ribassista, un po' di domanda si è fatta viva qua sui 200 e qualcosa satoshi, ma non è ovviamente ancora sufficiente per dire bene, ripartiamo. Di strada da fare ce n'è. Sono 3 mesi che ti seguo e ho imparato tanto grazie a te. Vorrei farti una domandozza grande. Ho della liquidità che voglio mettere in rendita in euro. In euro USDT. Euro USDT, ok. Stavo pensando a Crypto.com con un APY del 12%. Allora, Crypto.com è fantastico se vuoi un deposita e dimentica. Altrimenti, poi dipende dai capitali e dalla tua abilità, ci sono anche altre piattaforme come appunto Curve stessa, su Yearn,
Abbiamo ad esempio, c'è EURS, mi pare, il pool EURS, che però è su Ethereum. Eccolo qua, che dov'è? È sceso anche lui parecchio, ho visto, eh? Allora, dove sei? Dove sei? Boni, è impazzito completamente. Yearn, ragazzi, 12%, 12,35%. Vabbè, niente, è finito qua. Ok, no, come non detto, crypto.com direi che rimane la soluzione migliore, soprattutto per semplicità. Poi, hai mai usato Bogd Finance o Monarch per gli esperimenti su shitcoin? No, assolutamente no, non li ho usati. Ma cosa fanno vedere i grafici, no, lì alla fine? Ma penso di sì. Da quello che ho capito, su Celsius non sono più cumulabili i due bonus da 45. È vero, ci sono rimasto malissimo anch'io, perché in passato, quando c'era il promo code, si poteva accumulare referral e promo code. Stavolta no, hanno detto o uno o l'altro, perché altrimenti si vede che tutti volevano grattare qualsiasi cosa. Peccato, anche perché non era scritto da nessuna parte se non che lo scopri dopo che l'hai messo, quindi grazie mille. Su Binance la transazione è confermata, devo contattare crypto.com, ma aspetta magari due o tre blocchi e poi contattali, sì, io il support nel dubbio lo sentirei. Poi, ieri ho comprato le mie prime ADA, grande! Mi piace l'idea del progetto e avevo spicci da buttare. Io ti auguro ovviamente tutto il meglio del meglio. Poi, cosa ne pensi di Covalent su Kraken? Era non solo su Kraken, tra l'altro, anche su, era uscito su Coinlist, mi pare, però non ho mai approfondito, sai? Io mi aspetto che arrivi un gioco valido legato alle cripto. Guarda, anch'io, cioè, secondo me è questione di tempo. Adesso siamo ancora in una fase un po' di rodaggio, però tu guarda anche appunto cosa ha fatto Axie, cosa sta facendo The Sandbox. Stanno nascendo veramente un sacco di cose e grazie poi alla scalabilità maggiore che adesso, ad esempio, Axie gira su Ronin, che è la sua chain fatta apposta per gestire le transazioni che deve gestire, altrimenti costa un capitale poi far le uova agli Axie, farli crescere, salire di livello, eccetera. E quindi io credo che quello, una volta che la scalabilità diventerà un qualcosa di accessibile a tutti, io penso che quel settore veramente avrà una crescita allucinante. Fai un video dedicato a come valutare i pool DeFi? Ma ne ho già fatti un po', dai, sulla DeFi, no? Direi di sì, ve ne ho buttate fuori di ogni genere. Poi è vero che continuano a cambiare, però anche in ogni live di solito qualcosa ci andiamo a cercare. Adesso ci sono questi su Curve, su Polygon, Tricrypto, BTC e vabbè, il 3 pool non è più così goloso, però è sempre un 10%, dai, oh, con l'aria che tira adesso direi che meglio di così è difficile trovare. Poi, avevi parlato di una piattaforma DeFi con pool di stable con 45% di APY, probabilmente è Fin, questa, intendevi? Questa è buona, secondo me. Allora, vediamo se è ancora tale, anche perché i farm hanno dei vincoli, quindi attenzione. 45, sì, è ancora tale, è questa. 21 giorni dura ancora e poi c'è il vincolo, cioè tu puoi prelevare il farmato in parte allo sblocco, il 25%, e il resto ogni 2 mesi un 25%. Ho tutto subito, ma ne prelevi la metà e il resto viene bruciato, quindi direi che non è assolutamente il caso. Poi, aiuto, ho tutto su Binance e vivo in UK. Che cosa posso fare? Al momento non permettono di usare GBP. Guarda, purtroppo ti direi, visto che adesso non so se è già attivo il ban oppure no, cos'è, da fine anno? Beh, spostati su un altro exchange e basta, direi che quella è la prima cosa che puoi fare, tutto lì, non ce ne sono, no, di exchange lì tanto utilizzabili. E poi uscirà Binance UK, credo tra non molto, non credo che ci vorrà parecchio, perché quando ci si mette CZ poi tira fuori tutto. Allora, quando ci farai un video sul farming in leva di alpaca? Mamma mia, oh, ma tutti costo alpaca, chiedete? È che, cioè, non vorrei istigarvi a fare cose di cui poi vi pentite, mi raccomando. Vediamo. Allora, comunque mi dispiace per Luke, ma la chat libera da tanti cialtroni scillatori è troppo più godibile, ma lo ammetto, anche per me è più godibile. Comunque la situazione dove non ci sono tutti gli spammer di shitcoin, ma in generale anche nei video su YouTube i commenti sono saliti di qualità, cioè alla fine io credo che
Durante le fasi ribassiste le cripto attraggono il meglio, mentre durante i bull market i pump attraggono il peggio, però c'è da farci un po' l'abitudine, ecco, funziona così. Conosci Liquity? Oh yes, è un protocollo di borrowing che ti permette di prendere prestiti allo 0% con Ether come collaterale. Lo conosco e tra l'altro è appena sbarcato anche su Polygon, cioè Poliquity, eccolo. E ci stavo giocando proprio ieri, solo che anche qua è un delirio. Allora, tac, switchiamo a Matic. È un delirio perché due volte su tre non me lo carica, si impalla, c'è da refreshare. Però c'erano degli APY molto interessanti con la stability pool di PUSD. Eccola qua, 73%. Cioè in sostanza adesso non so quanto vale la PUSD, perché si può comprare a mercato o generare mettendo come collaterale, aprendo quello che si chiama Trove, come collaterale Matic. Quindi si depositano i Matic e si va a generare PUSD. Poi PUSD lo si va a mettere nello stability pool e si genera appunto l'APY. Al momento, te lo dico subito, PUSD, eccolo qua. Vediamo quanto vale, se, perché era $1.03 adesso. Però se arriva vicino al dollaro potrebbe valer la pena grattarne qualcuno. C'è arrivato poche volte, è un po' sovrapprezzato rispetto al dollaro, probabilmente per l'APY che genera, perché comunque se tu fai il Trove non hai, non è che un dollaro di Matic ti dà un PUSD, ovviamente, quindi non c'è ancora quell'incentivo a creare l'arbitraggio che vada a appiattire il prezzo. Altrimenti ci sono anche delle farm che però io preferisco, c'è PUSD, USDC che dà il 60% e non è male su Sushi. Però io, ripeto, preferisco lo stability pool che ti dà il 74% di APY pagati in PYQ, che invece è il loro governance token. Niente, questo giusto per buttar fuori la DeFi del giorno, che ultimamente è anche un nostro topic. Ma che scherzi sono questi? Allora ci sei anche oggi. Sì, è vero, perché avevo anche detto lo scorso mercoledì che forse oggi non ci sarei stato, però in realtà ci sono. Allora. Io adesso leggo ancora due o tre domande, poi vado ai grafici perché volevo, ripeto, fare una versione un po' ristretta. Sì, Polygon è un paracarro ultimamente, è vero. Allora, dove siamo? Ha ragione, il farming in leva è molto rischioso, quindi esatto. Sì, infatti adesso vedo come, se fare il video, come gestirlo e quant'altro. E intanto ringrazio chi si abbona al canale, anche oggi siete fantastici, vedo qualcuno che è sul pezzo, fa domande, vi abbonate pure. Se avete Amazon Prime potete abbonarvi gratuitamente e io vi ringrazio di cuore perché costo zero per voi e una piccola donazione per il mio lavoro. Grazie davvero. Poi... Dunque, come faccio a mettere su Cardano su Ledger X? E allora, c'è l'applicazione, se non erro, su Ledger, basta scaricare da Ledger Live, tu devi entrare nel manager, come si chiama, device manager, una roba del genere, e tra le applicazioni ci sono tutte le coin, puoi cercare Cardano e installarla e lui te la installa, devi tenere ovviamente il Ledger collegato al PC e lui te la installa, poi ti generi, fai deposita, ti generi l'address e ce lo mandi, dovrebbe essere abbastanza semplice. Potresti farci un'analisi dei fondamentali di Hyperfund e dirci cosa ne pensi? Potrebbe essere affidabile? Guarda, forse è meglio che me ne taccio, no? Scherzi a parte, ragazzi, fate molta attenzione a usare quelle piattaforme lì, perché a me fanno veramente rabbrividire, e occhio perché adesso che siamo in bear market il rischio che saltino è molto molto più alto. A me non è mai piaciuto e non piacerà mai. Non mi esprimo perché so che poi io, informati, mi dite, vai e guarda, mica guarda, io vi dico la mia, non sono molto dell'idea, ecco, io ci starei abbastanza lontano. Poi, potresti dare un'occhiata a Matic? Molto volentieri, dov'è il grafico? Qua, Matic, eccolo. Allora, niente di nuovo, si è un po' appiattito perlomeno, quindi potrebbe magari fare una cosa del genere. E poi se rompe a rialzo siamo tutti contenti, però per il momento non è da long, direi.
Oddio, si potrebbe aprire quella classica posizione da pazzi, cioè del tipo ingresso iperpreventivo, se poi mi va a chiudere qua sotto, però chiudere la candela con un po' di respiro anche qua sotto, chiudo la posizione e altrimenti cavalco e via, però è un po' molto anticipatore, attenzione. Tra l'altro, ecco, guardate l'intraday, no? Questo era il trade intraday che vi avevo condiviso durante... No, ieri su Telegram mi pare, non nella live. Indovinate chi l'ha chiuso, chi ha cancellato l'ordine prima che venisse eseguito, perché è scattato stanotte alle 2, no? Vedete, è stato proprio preso, ops, scusate, è stato proprio preso esattamente lì dove avevo messo l'entry. Non è andato esattamente in take profit, però era comunque abbastanza azzeccato. Però io l'ho cancellato nel dubbio perché non volevo andare overnight, così, giusto per farvi fare una risata questo. Adesso io direi che ci possiamo dare uno sguardo a un paio di grafici, che ne dite, e poi ci andiamo a preparare per la partita, eh? Cosa ne pensate? Allora, tanto ve l'ho detto, no, aspettate, vedete l'abitudine che è una brutta bestia, eh? Non devo più guardare questo grafico, ma quello su Binance Futures. Allora, abbiamo detto che qui sono più chiari i livelli ed effettivamente è vero, guardiamo bene anche il giornaliero cosa ci dice. Ci dice che il nostro pool di domanda preferito, quello quindi intorno ai 30.000, che inizia da 32.200 e finisce in basso a 28.500 circa, è il principale supporto che al momento tiene botta. 1, 2, 3, 4 e 5, 5 volte. L'abbiamo toccato. Le reazioni come sono? Beh, come vedete, sono sempre più deboli, purtroppo. Ahimè, l'offerta non si arrende, l'offerta bastone, bastona duro. Al momento, guardate, l'ultima reazione è stata un doppio minimo che non è malaccio, però il problema è che una volta chiuso questo doppio minimo con costrutto di bottom, abbiamo fatto un falso breakout e da lì poi era nato il mio setup short intraday, quello che abbiamo visto poco fa. Ma in sostanza, dopo il falso breakout, adesso stiamo lottando con questo livello di supporto, 33.400 circa, e dollaro più, dollaro meno. E però guardate, cioè è veramente, non lo so, c'è una reazione quasi insulsa da parte della domanda, e questo non va bene perché sì, possiamo andare a fare un triplo minimo di nuovo, però più volte andiamo a cozzare contro questa zona di domanda, e peggio è. Perché prima o poi va a finire che la perdiamo se continuiamo a colpirla, soprattutto se arriviamo sempre da dei massimi decrescenti, cioè è evidente un po' la perdita di forza della domanda. Qua sotto abbiamo i nostri 26.500, questo cluster rosso, che fanno da supporto sottostante. Quindi questo sarà il prossimo target nel caso di sweep, ad esempio, di questi due livelli. Io appunto mi immagino che andiamo a pescare esattamente da qua. Bisogna stare a vedere. Poi, perso anche quello, abbiamo il baluardo 23-24.000, quest'area, e infine i 20.000. Questi sono i supporti principali. Perdere anche i 20.000, quindi andare a perdere il top del ciclo precedente, vabbè, lì sarebbe veramente brutta come situazione, anche perché ci vuole sempre più tempo poi a ritornare a recuperare i massimi o dintorni comunque e a reimpostare un andamento più bullish. Il ritorno bullish rimane sempre in zona 50.000, lo vorrei vedere sempre lì, e per arrivarci la prima cosa che dobbiamo fare è rompere questi 40 e 500. Questo è il primo livello di resistenza forte che abbiamo. Volendo anche fino a 39.300, qua c'è un pool di offerta, possiamo definirlo tale, visto che ha un'area comunque compresa tra questi due livelli, se lo andiamo a rompere, insomma, potremmo vedere quali sono le intenzioni reali della domanda, cioè lo rompiamo con un po' di convinzione e andiamo a sostenere ancora il movimento, o lo rompiamo giusto per pescare liquidità e poi ritornare a sprofondare nel baratro? Boh, è tutto da vedere qua. È lì, è da dove poi dipenderebbe l'esito di fatto di questo movimento. Sarà un ritracciamento più profondo o sarà semplicemente stata una correzione e poi una ripartenza? Anche perché guardate che roba, guardate che roba, cioè guardando i volumi di Binance Futures, che muove molto più di BitMEX, cioè quelli di BitMEX erano meno affidabili, si evince come quest'area, 33.340.000,
cioè è gigantesca dal punto di vista dei volumi movimentati. E quindi se si va a dimostrare accumulazione o distribuzione, cioè a prescindere da ciò, il movimento che ne conseguirà sarà massivo, sarà un qualcosa di veramente importante. Cioè, se ripartiamo a rialzo in particolare, significa che è stata una mega accumulazione. Guardate anche i volumi, per dire, cioè, ci troviamo in una situazione di lateralità più unica che rara, ma guardate i volumi sui future, sui perpetual, questi sono veramente alti. E anche sullo spot, tra l'altro, se andiamo a vedere BTC USDT, io guardo sempre Binance perché è quello con i volumi maggiori. Abbiamo, guardate sullo spot, quindi questi sono acquisti e vendite a mercato. Abbiamo un top di volumi su questa candela di capitolazione. Poi abbiamo un follow up di volumi alti sulle candele successive. Quindi anche questo potrebbe far pensare che un po' si è accumulato perché. Non lo so, mi auguro che non siano dei panic sell che hanno creato tutti questi volumi. Poi cosa abbiamo? Guardate qua, tac, abbiamo un altro picco di volumi. Qui abbiamo un picco di volumi. Insomma, a ogni minimo abbiamo un picco di volumi, a ogni minimo assorbito. Quindi questa è l'unica impronta da parte della domanda, presumo, perché qui mi sembra più domanda che offerta. È l'unica impronta che mi lascia un minimo di speranza sulla possibilità di recupero. E io ve la butto lì, perché secondo me anche questo è uno spunto di riflessione potenzialmente interessante. E stiamo parlando, lo ripeto, del mercato spot. Se andiamo a vedere un po' le altcoin, quindi in primis Ethereum, allora Ethereum Bitcoin al momento sembra mostrare dei segni di recupero, perché ha fatto questo rimbalzo abbastanza vigoroso, ha recuperato questo cluster 00615 e al momento sembra in atto un bullish retest. Se così fosse, vedete che insomma Ethereum potrebbe davvero ripartire un po'. C'è da vedere dove va a trovare il suo high, cioè se va a fare un lower high e poi ritorna giù, c'è da vedere poi dove si trova il low, cioè se fa un'accumulazione oppure se va di nuovo qui sopra, vedete, tac. E quindi poi c'è più probabilità di ribasso. È anche questo il motivo per cui io non è che ho fretta di andare all'interno delle altcoin, proprio perché sono tutte in fase di definizione della struttura. E quindi andare ad anticipare la struttura stessa, cioè o si fanno dei trade da dire io entro qua per uscire qua, ci sta una posizione di breve speculativa, ma per andare ad aprire posizioni trend follower un po' più ampie. Non c'è nessuna fretta, cioè non è questo il momento, secondo me. E la dominance anche lei è abbastanza piatta, cioè non sta dicendo ancora nulla. Le medie mobili sono ancora in uptrend, quindi al momento non sono particolarmente interessato alle altcoin. Axie è l'unica, come sembra, che va in uptrend nonostante tutto. Ve l'ho detto che è mostruosa, è una coin mostruosa questa. Non, cioè una coin, una piattaforma mostruosa. Non mi piace molto, ripeto, la tokenomics di Axie, ma evidentemente c'è una domanda tale che oscura qualsiasi cosa. E poi di altre altcoin particolarmente in forma, BNB l'abbiamo vista, Cardano com'è messa? Anche lei non è messa male, non mi dispiace, soprattutto questa V che ha fatto, questa specie di bottom, adesso tiene i 3840 e quindi vediamo, potrebbe anche andare a ritestare i massimi, stiamo a vedere. Però insomma la situazione è un po' questa, una situazione non particolarmente viva, non particolarmente da far gridare al voler aprire posizioni, è una situazione in cui viene voglia di aspettare momenti un pelo più, come si può dire, attivi, un po' più con trend, con volatilità su Bitcoin soprattutto e poi anche sulle altcoin. Pancake, dai, andiamo a vedere Cake, visto che lo chiedete, eccolo qua. Cake purtroppo abbastanza male, perché guarda, c'è questo triangolo qua, ha perso anche la trend line e c'è da vedere se recupera qui oppure se va ancora più in basso. Anche in questo caso è ancora in definizione. Molte altcoin hanno una struttura possibile che potrebbero fare da una parte o dall'altra, ma è ancora da definire. Quindi prendere posizioni in anticipo può essere un rischio abbastanza
abbastanza importante. Amici, io con questo vi saluterei perché così abbiamo fatto 45 minuti, oggi facciamo un attimino più breve, ve l'ho detto, così ci andiamo belli a caricare perché stasera non bisogna pensare ai grafici, dai. Per una volta togliamoceli dalla testa, voi godetevi anche il weekend, mi raccomando. Noi tanto ci rivediamo lunedì, sempre sul pezzo, ormai il nostro è un appuntamento fisso, non ci frena niente, non ci frena il bear market, non ci frena la lateralità e non ci frena neanche, non lo so, il caldo, l'estate, noi siamo sempre sul pezzo a prescindere da ciò. Allora ragazzi, ci sentiamo di nuovo lunedì, voi state sempre sul pezzo, un carissimo saluto e buon weekend!